il talento lo si deve, come al solito, al Padre Eterno, alle luci, sicuramente alla macchina fotografica del cellulare e a un momento particolare. Bisogna sapere riconoscere il momento. E poi la bellezza dei Ponte Sistri è questo scorcio, qua non c'è niente di mio, non c'è niente. Tu sei cresciuto anche da quelle parti, no? Allora, Ponte Sistri. Io sono nato là praticamente, in quel palazzo poi che sta sulla destra di Ponte Sistri. Che vediamo anche per chi non è di Roma o per chi è venuto spesso a Roma in vacanza eccetera e magari quel ponte l'ha attraversato, siamo nel 1470 all'incirca, quando viene costruito questo ponte per collegare due lati. Io sono nato là in quella casa, vedi? Con gli archi. Arancione, sì. Quello. Dalla parte opposta c'è Trastevere. Quindi diciamo un simbolo di questa città, questo ponte, perché unisce. Sì, perché due è un ponte che collega Trastevere con Campo dei Fiori, con Piazza Farnese, quindi è un ponte importantissimo. Lo vediamo anche in viaggio con papà. Lo vediamo in un viaggio con papà, Sordi ci ha ambientato una scena, io che faccio proselitismo per i gabbiani, per gli uccelli, è una sorta di animalista, eccetera. E poi quel ponte, mamma mi ricorda tante cose, mia madre che tornava da scuola insegnava a un istituto a Trastevere che era il Giulio Romano e la vedevo dal terrazzo che tornava, vedevo tante persone e un giorno l'ho detto, incontrai Gian Maria Volonté, io stavo andando a Trastevere e io non ero nessuno, proprio un ragazzino che però andava al cinema molto, soprattutto a vedere film impegnati, di discussione. Avevo visto poi i film di Sergio Leone, quindi dove Volonté fa dei grandi ruoli. E lo fermai e lui si voltò, si mise paura, gli dissi no. E era soltanto per farle i miei complimenti, perché lei è un grande attore. Lui disse, la ringrazio, ma so io che ringrazio lei, grazie. E non gli ho chiesto né autografo né niente. Oggi mi ficcano a orecchio un cellulare. Salutami sorella, salutami padre, salutami nonna. Però all'epoca eravamo tutti molto più educati, molto, molto rispettosi. Su quel ponte sono successe tante cose, anche per te, la tua vita sentimentale, il primo bacio, quando hai gettato un anello addirittura nelle acque del Tevere, ha ispirato anche una scenetta memorabile, la riproponiamo. Sì, perché era il ponte prefavorito da quelli che si volevano suicidare. Quelli che si volevano suicidare andavano a Ponte Sistri, io dico, ma perché? Non sto! Mentre io stamattina camminavo sul ponte, a un certo punto ho visto quei due anziani signori. Sì. L'ho visi. Probabilmente dopo che ne ho parlato con qua la signora, con quel giovanotto di prima. E io ho captato, mi raccomando non metta per parlare perché voglio per guai, mi raccomando. Ho captato che uno dei due diceva all'altro. Dice, questo come che lei dicono bene quei due tronchi d'albero con cui staci vicino. Io così ho captato, non metta per parlare comunque, facciamo. Certo, può essere per sicuro, non mettiamo niente verbale, ma abbiamo un altro. Scusa, non so due tronchi d'albero con i stracci, so due cervi, affacciati! Ma se affacci, vedi, mica sto scherzando! Pare che non siano due tronchi d'albero, ma due cervi. Guarda, amico mio, c'ha ragione, guarda, quelli sono cervi, affacciati. Fanno contento, ma se ti affacci, vedi, no? Sono due cervi, ma vediamo un altro test molto importante. Si vuole avvicinare, grazie, forse c'è qualcosa da dire. Io questa mattina sono passato dal Ponte Sistri verso le 7:15. Sì. Col mio cane, un cocherino di appena 4 mesi. E a un certo punto ho sentito come un boato della gente che urlava, allora mi sono affacciato, ma ho visto soltanto due barche rovesciate con degli stracci vicino. Soltanto questo. Ha visto soltanto due barche rovesciate con degli stracci vicino. Ma so due barche rovesciate, so due cerdi, ma se ti affacci, vedi? So cerdi! Pronto, ciao! Ti vuoi affacciare? Guarda che è una cosa. Non sono due barche rovesciate, sono due cervi. No, ma questa cosa un po' surreale nasce dal fatto che ogni volta che c'era il suicidio si fermava il capannello di gente là su Ponte Sistri e la gente chiacchierava. Ma che? Pare che so due sorelle, che se so due sorelle. Se sono ammazzate, poi stanno a cercare. Poi un altro. No, non è una cosa.
era il marito di una che gli metteva le corna, che era uno disoccupato, pare che lo conosce uno. Cioè, ognuno dava una versione diversa. Alla fine è uscito fuori che era uno di colore, che a un certo punto aveva urlato delle cose, delle frasi che non si capiva niente e si è buttato. Ma non corrispondeva a niente, ognuno del popolo dava una versione diversa. E così è nata questa cosa.